Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è martedì 13 novembre e sto pian piano recuperando, sto pian piano cercando di fare sempre più vlog, anche se ammetto che è difficile in questo periodo perché sono molto impegnata, però quando posso cerco di farli. Oggi non sarà proprio solo uno study vlog perché è una giornata un po' particolare. Perché sono a casa, quindi non andrò a lezioni, perché nella nostra sede ci sono le lauree, quindi in bocca al lupo a tutti i laureandi. Non possiamo andare a lezione, sarebbe stata la giornata in sede, quindi quella super pesante che dura 8 ore, che 8 ore, magari 10 ore, e salta. Ovviamente non vi preoccupate, l'abbiamo già recuperata la settimana scorsa che abbiamo fatto lunedì e martedì in sede. Quindi oggi sono a casa, ma io non mi perdo d'animo. Non potevo per un giorno svegliarmi alle 10, stare tutto il giorno a casa a studiare. No, ho preso 1200 impegni. Ora sono le 8:40, mi sono svegliata alle 8. Mi sono già vestita, ho messo una felpa e le panta, ora metterò le scarpe insieme a voi. E sto per andare in palestra oggi pomeriggio, che poi ho altri impegni. Devo anche girare dei video oggi, devo assolutamente farlo, veramente. Ho un sacco di prodotti da farvi vedere, non vedo l'ora, veramente. Basta. Ora però vado, se no la palestra alle 9 non ci sarà mai. Sono tornata e sto facendo una merenda con una banana super mega acerba che io adoro, vi giuro. È da quando sono piccola che il mio frutto preferito è questo, ma soprattutto lo mangio solo se è verde. Cioè, a molti non piace perché è stra... si incolla quando uno la mangia, da tanto che è acerba. Però, immagino lo sappiate benissimo, la banana verde è molto meno zuccherina, quindi ha molti meno zuccheri, ha molti meno antiossidanti e soprattutto dà un maggiore senso di sazietà. E mangiarla acerba perché vi dà molto più sazietà e vabbè, ovviamente la banana in sé fonti di potassio, quindi dopo un allenamento adoro. O questa o le noci mi riempiono un sacco, anche 2 o 3 noci veramente. Comunque, a parte ciò, sono le 10:30, è andato bene l'allenamento, oggi ho fatto addominali. Là ho 1000 prodotti da mostrarvi, ma adesso prima mi devo un attimo sistemare e poi ne parliamo. Ok, ho fatto un piccolo change di occhiali, vabbè. Sono stata appunto dalla nonna che le ho appunto sistemato delle cose e adesso stavo decidendo cosa fare perché sono le 11:20 e il mio piano di ora è di spegnere il wifi come ho appena ora fatto e vorrei studiare perché ho deciso di studiare ora e diciamo dedicarmi a YouTube dopo perché oggi è una giornata dedicata alla registrazione di video come già vi avevo anticipato. E quindi oltre al vlog devo girare altri video e cose. Quindi ho deciso che se mi preparo, trucco, eccetera, ora, dopo poi devo studiare, truccata, vestita e lo sapete che io sono più così. E dopo pranzo mi dedico a YouTube. Così dopo sono già vestita, preparata e posso uscire perché oggi pomeriggio vedo la Giulia e vedo le mie cugine. Stasera, quindi nel momento in cui esco di casa, poi non ci torno più praticamente per oggi. Quindi niente, non vi spoilerò nulla perché, anzi, sì, perché questo uscirà dopo. Ho preparato tutte le cose per girare i preferiti. Accendo la mia lampada magica ora. Wow, come mettere in risalto le occhiaie di una studentessa di infermieristica. Ho fatto la telecamera, insomma, tutto. I preferiti di ottobre usciranno a breve perché ovviamente, cioè, saranno già usciti perché è tardissimo. Invece tutti gli altri video che giro non ve li svelo perché usciranno con calma. Adesso ho deciso di studiare infermieristica della comunità, insomma preventiva, che è una materia che non mi piace tantissimo e soprattutto la devo studiare al PC.
perché per questa materia, essendo molto molto teorica, ho preso gli appunti al computer. Quindi ora sono indecisa se cominciare un po' a stampare, perché siamo già a 11 pagine, 12. Quindi io sto studiando dal computer, ovviamente, vedete, sono tutte pagine così, io studio da qua. Innanzitutto comincio a ripetere, a ripassare un po' perché è una materia, non è difficile, però non mi piace, ve lo giuro, proprio non, è troppo teorica, è troppo astratta, non parla del corpo umano, ma parla dell'educazione terapeutica del paziente, tutta una cosa psicologica, no? Allora, questo è il mio momento pranzo, mi sono fatto un'insalatona, tonno, feta, fesa di pecchino, e un po' di pane e un video di Emma. Praticamente è top questo pranzo. Allora ragazzi, volevo parlarvi di una cosa brevissima, perché mi sono appunto vestita e preparata, che ho fatto due o tre foto, e vado in camera dei miei perché c'è molta molta più luce. Volevo parlarvi brevemente di questo prodotto che ho ricevuto tramite Octoly. Sapete che in questi giorni ho ricevuto un sacco di pacchetti, pacchettini, e ve l'avevo anche raccontato già. E quindi è arrivato il momento pian piano di mostrarveli tutti, ovviamente. Mi scuso per la luce, ma dovete vedere il colore. Colore. Mi hanno mandato questo prodotto, appunto, mi è stato offerto da Sephora Collection, quindi ho visto questo prodotto sul free store di Octoly, ho deciso di ordinarlo ed è appunto una tinta labbro shine, quindi appunto a differenza dei miei matte è un po' differente. Adesso però vi racconto come mi sono trovata. Innanzitutto questo è il colore 04. Ok. 04 e il nome non lo so. Ah sì, Rouge Velouté Brillant, è questo. Comunque da Sephora lo trovate. E è un prodotto con il quale io non mi ero mai rapportata, cioè non l'avevo mai provato. Per questo motivo ho deciso di ordinarlo da Octoly, in modo che se poi mi piace me li vado a prendere in negozio, a comprare, insomma. Me la sono già messa 3-4 volte. Questa è già la quinta, quindi sì. E vi posso già dire due o tre cosine a proposito di questa. Allora, innanzitutto, io non sono una makeup artist e neanche mi intendo di questo, però chi mi conosce sa bene che io porto molto molto, anzi solo, questi colori un po' sui toni del nude, marroncino, chiamateli come volete, mi piacciono molto, e infatti io l'ho ordinata proprio di questo colore apposta. Mi sono trovata bene. Però vi spiego, io me la sono messa i primi 2 minuti, vuol dire che fa così questo prodotto, mi rimane, come posso spiegarvi, appiccicosa, è il termine giusto, aiutatemi, rimane un po', cioè che se voi fate così, le labbra tendono ad incollarsi tra di loro. Questo effetto dura credo 1 minuto, 2 minuti, me la sono appena messa apposta. E dopo si secca, cioè proprio si secca sulle labbra. Quindi, secondo il mio modesto parere, agisce come una tinta labbra. Non so come la chiamino in maniera, diciamo, professionale. Vi do la mia esperienza. Io che sono una frana, un disastro nel truccarmi, questo è veramente top. Ieri sera addirittura me la sono messa dalle 9, l'ho tolta alle 2 quando sono tornata a casa e cioè l'ho dovuta struccare proprio con lo struccante perché non c'era verso. Mettiamo in confronto ad esempio la lingerie di NYX, che aiuto, cioè scusatemi, ma veramente, cioè mi rimane, non lo so, un'ora, un'ora e mezza, e poi mi si toglie tutta e mi si forma quell'orrendo bordo, quell'effetto che rimane solo sul bordo delle labbra, è una cosa orribile. E quindi mi sono trovata molto bene e quindi basta. Me ne avevano già parlato tanto bene delle tinte di Sephora, ma io sinceramente vi dico la verità, cioè non le avevo mai comprate perché appunto uso pochi trucchi, quindi stavo finendo quelli che avevo. Vi lascio qua sotto il link se vi interessa, lo acquistate.
Ragazzi, sono viva. Come vedete, questo è il bello dei vlog, cioè che potete realmente vedere in diretta come vanno le cose, cioè che è tutto pieno di imprevisti. In pratica oggi pomeriggio mi ha chiamato il veterinario che dovevo assolutamente portare il cane a farlo vedere perché aveva notato un po' di alterazioni in un esame che gli abbiamo fatto. Comunque alla fine è tutto bene, però in tutto ciò io sono dovuta uscire di corsa, ma proprio tanto, e quindi insomma in pratica nella fretta ho dimenticato la telecamera, la memory card a casa, insomma un po' un delirio. Adesso quindi sono andata dal veterinario, sono andata a fare a bere un caffè con la Giulia e adesso invece mi sto vestendo e preparando perché ho un aperitivo con le mie cugine. Mi sono un attimo abbigliata, niente di che perché sono comunque stanca morta, quindi ho fatto le cose molto molto easy per ora, ve lo faccio vedere. Mi sono messa questa maglietta nera, le mie super braghe, pantaloni, chiamateli come volete, un po' eleganti, e le francesine. Sopra metterò, mi sa, una giacca, quella di pelo, perché fa un po' freddo, e basta, scappo, vado, che sono in ritardissimo. Niente ragazze, nulla da fare. Io non ce la posso fare a riprendere quando sono fuori, proprio mi... ciò mi dimentico. Sono tornata a casa e è prestissimo, sono tipo le 9, ma va bene perché abbiamo fatto un aperitivo molto tranquillo. Sono tornata a casa in bici, per questo ho il naso tutto rosso. Ho preso una bici e ho fatto la tangenziale delle biciclette. Vabbè, adesso mi appoggio in casa e ci riaggiorniamo fra poco. Ok, eccomi, mi sono sistemata. Comunque mi sono fatta la mia tisana dentro alla tazza d'unicorno. Guardate che bella, c'è un unicorno dentro. E adesso andrò di là assieme a mia mamma, che ci guardiamo un programma che ci piace un sacco, che si chiama Stasera tutto è possibile, ed è un programma che trasmettono su Rai 2 il martedì sera. Fa troppo ridere, tipo un reality show dove c'è questi scherzi, delle cose strane, è molto divertente. E basta, che dire, qua ho ancora la mia apparecchiatura tecnologica perché appunto oggi ho girato due video. E tra l'altro volevo farvi vedere un'ultima cosa prima di poi dormire, ma sicuramente ve la mostrerò nuovamente in un altro video perché mi è piaciuta troppo e quindi voglio dedicargli più attenzione di questa che gli sto dando ora. Comunque, Mars e Andy, avete ben presente di cosa stiamo parlando? Sì, ci collaboro da credo un anno ormai. Ho tutti i loro igienizzanti mani, creme mani, tutto. E questa volta hanno fatto il pacchetto bomba. Questo è, credo, la miglior cosa che hanno fatto finora. E praticamente mi hanno mandato una edizione limitata dei loro igienizzanti mani in versione unicorno. Ragazzi, vi giuro, non ho mai sentito niente di più buono. Potete chiedere conferma ai miei compagni dell'università perché cioè questi due prodotti li stanno provando anche loro perché li porto a scuola e quindi se li danno anche loro. Mi hanno mandato l'igienizzante mani, quello solito, e la crema mani. Praticamente, a parte che sono tipo opalescenti, vedete? E anche questo è opalescente. Questa è la svolta. Cioè, vi giuro, fa un profumo buonissimo ed è il glicine. È al glicine, credo almeno, sono arrivata a questa conclusione. Vi giuro, è buonissima e adesso vi farò vedere una cosa molto divertente. Faccio vedere il pezzo forte. È buonissima, veramente, vi rende le mani un sacco morbide e adesso cerco di... ma vi assicuro che sono piena in tutte le mani. Forse di qua si vede di più, non lo so. Ecco, vi giuro,
è il prezzo più bello che abbiano mai fatto dalla Mercy Andy, quindi ringrazio l'azienda perché appunto questo prodotto mi è stato offerto da loro e grazie alla piattaforma di Octoly come la tinta di Sephora, e vi lascio qua sotto il link, costano 4,99 e 2,99, ritrovate da OVS, da Coin, molti store, tipo queste grandi catene, insomma la Rinascente presumo, li trovate veramente ovunque e dovete provare soprattutto questa perché è una bomba, ve lo giuro, è buonissima. Basta, quindi con questa mega surprise della Unicorn Edition io vi lascio, ma non vi preoccupate perché questi prodotti li rivedrete molto presto in un altro video sicuramente. Spengo la mia luce da set fotografico e me ne vado a nanna con la mia mamma a vedere questo bellissimo programma. È presto, però penso che guarderò un'oretta di TV e poi mi metto ad editare qualche video che ho fatto oggi. Quindi io vi mando un mega bacione, buonanotte e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!